Ed allora, cari amici, come vi avevo annunciato poco fa, è arrivato il momento più atteso di questo nostro pomeriggio. Un attimo di pazienza perché siamo tanti in studio e ho bisogno di alcuni secondi in più per sistemare i microfoni, perché abbiamo quattro graditi ospiti, abbiamo parte del cast di Face, ogni volta una storia, ormai è tutto pronto. In questi minuti il cast sta provando perché sabato c'è il grande butto, e allora abbiamo in studio Matteo Volpotti, compositore. Buonasera a tutti. Salvatore Maio, che è il protagonista. Buonasera. E poi Evelina Tudisco, attrice. Buonasera. E l'altro attrice che è con noi, attore che è con noi, è Angelo Cerini. Buonasera. Allora, io inizierei, benvenuti a tutti e quattro, inizierei con Matteo, perché hai avuto l'onore, caro Matteo, di comporre 12 canzoni su 23, quindi un bell'onore ma anche un bell'impegno. Sì, assolutamente, onere ed onore. È sicuramente per me un'esperienza molto formativa, e devo dire che ringrazio Don Umberto per questa grande possibilità. Sento, a due giorni dal debutto, sento l'ansia del giudizio della gente, e sento il peso di questa... Senti, ma ti vedo emozionato. Sì, abbastanza. Quanti mesi hai impiegato per scrivere questi 12 testi, che non è un lavoro facile? No, precisiamolo. 12 canzoni, testi e musiche. Io ho cominciato, diciamo, la collaborazione con Umberto è cominciata a giugno del 2011, quindi ben 2 anni fa. Inizialmente è stata... avevamo pattuito 2 o 3 canzoni. Poi lo sviluppo del testo, delle musiche, le mie proposte hanno portato il numero a 12, e l'ultima è stata scritta a settembre, diciamo proprio in prossimità dei provini. Quindi un anno quasi. Un anno di duro lavoro, immagino. Sì, assolutamente. Senti, ma da quanti anni sei appassionato di composizione musicale? Abbastanza poco, pochi anni. Io ho cominciato a studiare musica seriamente 3 anni fa. La passione era nata a 14 anni con il mio gruppetto, diciamo, a Gubbio, suonavamo rock. Poi però è cresciuta in me, e fino a diventare la voglia di diventare un musicista, di diventare professionista. Senti, e te lo auguriamo con tutto il cuore. Che emozione provi nel sapere che comunque tanta gente ascolterà le tue canzoni? Te l'ho detto, abbastanza ansioso, anche perché ho ricollegato il fatto che queste canzoni sono le mie solamente quando siamo entrati a teatro, perché dopo 8 mesi che tu senti e risenti e risenti, non le consideri più a volte neanche le tue canzoni, senti semplicemente delle canzoni che tu speri vengano bene, ma poi non... A volte mi passava l'idea che fossero mie. Senti, descrivici in 30 secondi Face, ogni volta una storia. Face parla dei giovani da ogni punto di vista, dal punto di vista dei momenti belli, dei momenti brutti, delle sofferenze e delle gioie che tutti i ragazzi affrontano giorno dopo giorno, nelle varie sfaccettature, perché comunque ogni ragazzo ha delle fortune, ha delle sfortune, e noi cercheremo più o meno di analizzare un nuovo punto di vista. Possiamo dirlo, Matteo? Una riscoperta. Sì, perfetto. Una riscoperta di valori. Senti, il protagonista, eccolo davanti a me, è Salvatore Maio. Sì. Non possiamo dire nulla, ma raccontaci un po', Salvatore, come ti sei calato nei panni del protagonista. Guarda, raccontaci un po' il dietro le quinte. Guarda, io dico molto sinceramente, non me l'aspettavo proprio questa assegnazione di Umberto per me nel ruolo del protagonista. Ecco, io mi sono presentato per il giorno dei provini per tutt'altro personaggio, proprio non c'entrava nulla con la parte del protagonista, per cui è stata proprio una sorpresa, ecco, per me. Da quanto tempo è che stai studiando la tua parte? La mia parte, ecco, dal giorno dei provini, dall'assegnazione, ho preso il copione in mano e ho subito... Un cominciato. Copione di quante pagine? Raccontaci un po' qualcosa, possiamo dirlo? Matteo, quasi 80, credo, 80-85 pagine, avanti e dietro. Ecco che non è proprio un copione piccolo, possiamo dire? No, abbiamo cercato di dare la
possibilità a tanti protagonisti di essere, di dimostrare che avevano veramente le capacità, anche perché questo è lo spirito della storia di Face e dovevamo metterlo in atto per forza, altrimenti... Senti Matteo, raccontaci un po' di numeri, da quante persone è composto il cast? Abbiamo un cast di circa 130 persone fra collaboratori, quindi chi sta dietro le quinte e chi invece salirà sul palco. Come hai detto tu prima, 23 canzoni, delle quali 12 sono inedite. Ma con orchestra dal vivo? Con orchestra dal vivo, molte delle quali saranno suonate dal vivo con l'orchestra, che sarà diretta da Antonio Lusi, un ragazzo, un professionista bassista di professione, di sigillo. Verranno impiegati 283 costumi in circa 2 ore e mezzo di spettacolo. Costumi realizzati a Fabriano? Costumi realizzati a Fabriano, la nostra costumista Roberta Fratini. E, altri numeri. Mentre ci pensi, volevo chiedere a Salvatore, sì. Salvatore, quante notti già non dormi? Da quant'è che non dormi, possiamo dirlo? Oppure guarda, sei più rilassato? Non ti sbaglio, la notte non dormo, proprio con la paura di dimenticare la parte. Però devo dire che adesso sono molto più tranquillo e non vedo l'ora di cominciare. Sogno nel cassetto? Sogno nel cassetto, Cinema, teatro, televisione? Teatro. Allora, andiamo da Evelina Tudisco, attrice. Senti, ma qual è il tuo ruolo? Ce lo puoi anticipare un po' oppure anche qui non possiamo svelare nulla? Svegliamo proprio qualche briciolina, grazie. Proprio perché Jennifer è una tipa molto riservata, selettiva nelle amicizie e... si chiude un po' nel suo mondo perché ama stare in quel mondo e non... Quindi un personaggio che farà riflettere? Sì, abbastanza. Senti, soddisfatta di queste prove? Sei moltissimo. Emozionata? Sì, l'emozione è veramente tanta perché il fatto di aver provato per così tanti mesi ci rassicurava un po' perché eravamo tutti insieme. Invece adesso vederci a teatro, provare, sapere che... a breve ci sarà un pubblico ad osservarci, è veramente... Oltretutto, dopo il grande successo del musical Dove sei, che ha riscosso veramente il tutto esaurito a Fabriano e non solo, vero? Sì. Senti, Angelo, raccontaci un po' qualcosa del tuo personaggio, perché io non vi faccio andare via finché non so qualcosa di originale e di curioso, dai! Beh, che dire, il personaggio rispecchia molto la mia personalità, ovvero è un tipo aperto, simpatico, anche se è più grande rispetto a me. Tu quanti anni hai? Io ne faccio 18 il 13 luglio. Oh, ecco, quindi sei giovanissimo, veramente. Senti, perché... So che ci sono ancora pochi, ma alcuni posti liberi, quindi invitiamo gli ultimi ritardatari ad andare ad acquistare il biglietto presso la biglietteria del teatro, certo. Oppure nel circuito Viva Ticket via internet. Ma perché bisogna andare a vedere Face ogni volta una storia? Beh, come descriverei Face io? Lo descriverei, diciamo, molto... sorprendente. Evelina? Come ha detto Angelo, sì, sorprendente, ma anche pieno di colpi di scena. Quindi... che non fanno mai male. Salvatore? Ma penso che Face è un vulcano di emozioni, ecco. Cavolo, io stavo per dire un carosello di emozioni. Ecco, bello. Matteo, ricordaci gli appuntamenti, gli orari e anche se c'è un incontro del cast al termine dello spettacolo con il pubblico, è previsto qualcosa allora, a margine dei 4 spettacoli o no? Noi andremo in scena sabato 4 alle 21, domenica 5 alle 17 e la settimana prossima venerdì, sabato e domenica, i serali venerdì e sabato sempre alle 21 e domenica alle 17. Partiremo con una prova zero domani sera con un gruppo di ragazzi disabili di Fabriano che verranno a farci da pubblico e niente, altri appuntamenti per ora non è stato fissato nulla. Oltre diciamo ai nostri incontri privati di prove. Senti, una curiosità, tu stai già lavorando a nuovi testi, nuove iniziative, nuovi progetti? Allora, io sto lavorando per rendere Face al 100% originale. Con Umberto, diciamo, da giugno riapriremo il cantiere Face perché
abbiamo il desiderio di finirlo completamente. Perfetto. Salvatore, sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Venite a vederci, insomma. Ecco, io penso che è la conclusione migliore. Vi ricordo allora l'appuntamento al Teatro Gentile di Fabriano con Face, ogni volta una storia, il nuovo secondo musical della pastorale giovanile della diocesi di Fabriano Matelica, diretta da Don Umberto Rotili. Un appuntamento da non perdere, tante le serate, andate a visitare il sito www.faceilmusical.com. e in questo momento dobbiamo anche dire che stava seguendo Radio Gold in diretta dalla sua super macchina la nostra insegnante di dizione, nonché conduttrice, nonché tutto, Simona Di Leo. Signori e signore, per voi al microfono numero 2, Simona. 2, qua. Eccoci. Anche te fai parte di questo cast. Però sono venuta qua a vedere, come dire, i miei ragazzi. Avremmo parlato bene? Sì. Chissà. Ecco, io vi volevo dire che ogni volta che sono qua, prima di iniziare faccio sempre 5 secondi di silenzio per dire obiettivamente. Vero, Simona? Beh, su certe cose sono cattiva, però alla fine poi si impara. Senti, hai ragione, ma dici un attimo al volo, perché anche tu fai parte del cast di Face, dici un po' perché dobbiamo andare ad acquistare gli ultimi biglietti. Sappi che può dipendere da te la vendita di questi ultimi 20 posti. Perché è uno spettacolo nuovo nel senso che testo nuovo, e sicuramente molti degli amici che verranno a vedere troveranno qualcosa della loro vita in questo spettacolo, anche attraverso le canzoni, che sono stupende. Ce n'è una che io amo molto, di Matteo, e fa venire i brividi già solo a parlarne. Grazie. Adesso mi vengono i brividi. Ecco, ci farebbe piacere che a spettacolo concluso Matteo venga a cantare una delle sue canzoni qui, mentre faremo insieme un bilancio di questo progetto che valorizza talenti tutti fabrianesi, la gioventù, in un momento di crisi è anche un'occasione, Simona, per dare lavoro a tanta gente di Fabriano che dietro le quinte comunque ha lavorato. E quindi è una macchina grande. Quindi andiamo tutti al teatro. Grazie a Simona Di Leo, Matteo Volpotti. Voglio concludere, no, non so se dobbiamo concludere. Vai. Non lo so. Voglio invitare tutti, oltre ovviamente a vedere lo spettacolo, voglio avvisare che da sabato 4, speriamo, o comunque da lunedì, sarà in vendita anche il CD di Face, che abbiamo registrato e che hanno cantato tutti i protagonisti. Quindi ritroverete le voci del palco anche all'interno del CD. Perfetto, grazie Matteo. Grazie anche al protagonista Salvatore Maglio. Grazie, grazie a voi. E quando tornerai ci racconterai anche se vestire i panni di questo protagonista ti è piaciuto, oppure pensavi di prestare il tuo corpo a qualcos'altro. Grazie anche a Evelina Tudisco, grazie, e ad Angelo Cerini. Grazie a tutti. Un'esperienza bella. Face, ogni volto una storia.